In molti sono tornati questa mattina nei cimiteri per porgere fiore e piante in dono ai propri cari. La Coldiretti a livello nazionale ha stimato che sono stati venduti 3 milioni e mezzo di crisantemi insieme a fiori e piante, tutte di produzione nazionale. Il crisantemo dunque continua ad essere il dono preferito in occasione della ricorrenza, soprattutto per la sua bellezza e la lunga durata, anche se non manca chi fa scelte alternative. Simone, per un crisantemo quanto ci vuole? Allora, i crisantemi a palla sono 10 rami 10 euro, invece i crisantemini 3 euro. Per le piante in fiore in vaso? A che prezzo? Allora, ci sono da 3, da 5, da 8 e da 10. Come stanno andando le vendite? Le vendite bene, vanno bene, la gente ci sta, sì, vanno molto bene. Rosetta, da 50 anni qui nel chiosco dei fiori al cimitero di San Silvestro. Per un crisantemo quanto ci vuole, Rosetta? 2 euro. Per le piante invece da fiore? Da 15, 10, 20, secondo la grandezza. E come ogni anno purtroppo non sono mancati disagi per l'esiguità dei parcheggi. Momenti di caos sono stati vissuti dagli automobilisti nel corso della giornata. Numerosi gli utenti, anche anziani, costretti a fare un lungo tragitto prima di raggiungere l'ingresso dei cimiteri.